Noi siamo le due vie del creatore, creazione e distruzione. E cosa succederebbe se queste due vie dovessero incontrarsi? Ma dov'è? Dove sono? Non c'è nulla. Questa è l'origine. Ciao, Dio. Tu sei. Sì. Sono il creatore. Ti uccido! Sì, ma devi stare calmo. Mannaggia, avessi avuto un po' di budget, sarebbe uscita una figata. Non è possibile. Allora? Parliamo un po'? Parlare. Sei venuto qui per questo, no? Per scoprire chi sei. Guardati intorno. Dove pensi di essere? Qui è dove tutto ha avuto inizio. Qui è dove sei nato. Questa è la mia immaginazione. Ho dovuto ripulire un po' tutto, sai, la mia testa è abbastanza invivibile. Però. Cosa vorresti dire? Quello che ho detto. Tu sei una storia. O meglio. Un personaggio che ho creato. Tu, Gesù, Lucifero, tutto il tuo universo è nato qui. Certo, non posso prendermi tutto il merito, vedi, ho preso spunto da un'altra storia. Noi abbiamo questa cosa che si chiama Bibbia. Scritto interessante, ma è pieno di buchi di trama. Insomma. Zitto! Cosa stai dicendo? Una storia. Non c'è un modo carino per dirlo. Tu non esisti davvero. Esisti solo nella mia testa. E nella testa di quelli che hanno seguito la tua storia. Tu non sei reale. Neanche tutto questo, di fatto, sta succedendo davvero. Vedi, nel mio mondo, nella mia realtà, io sono un semplice essere umano di 30 anni. Limitato dalla fisica del mio universo. Ma qui dentro. Oh. È qui dentro che diamo il meglio. È qui dentro che trascendiamo i limiti del possibile e raggiungiamo l'impossibile. È qui che nasci tu. I tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue azioni, tutto il tuo universo, anzi, tutta la tua realtà. Esiste perché io la racconto. Basta! Taci, non è vero! Ti uccido e basta! Lui ha già segnato ogni nostra scelta! L'hai detto tu, no? O l'ho detto io? La mia sofferenza, la sofferenza che ho portato, tutti quei morti, è stato tutto un gioco per te. Era necessario. Ma non credere che io le abbia prese alla leggera. Ho sentito il peso di ogni mia scelta. Un peso che non eri tu a portare.
Sai, Dio, quando ho scritto il primo episodio, quando ho cominciato la tua storia, niente di quello che ti è successo lo avevo in testa. Solo questo istante. Sapevo che un giorno ci saremmo incontrati qui. E questo doveva essere il nostro finale. Ma qualcosa è cambiato. Man mano che la storia andava avanti, ha preso una piega diversa da quella che pensavo all'inizio. Per essere coerente ai personaggi che io stesso ho creato, ho dovuto intraprendere percorsi inaspettati. È quasi come se la trama si fosse plasmata intorno a voi. Più che camminare attraverso un percorso prestabilito, è quasi come se voi aveste contribuito con la vostra essenza all'andamento della trama. E neanche io posso sapere come continuerà la tua storia. So solo come finirà. Ma delle volte è come se stessi scrivendo una storia che siete voi a decidere. Cosa stai dicendo? Dico che la tua storia non è ancora finita. Mi servi ancora. E cosa avrai da fare? Non ho più niente! Ho ucciso tutte le persone importanti che avevo e per cosa? Per arrivare qui e scoprire questo! Questo! Io ti odio! Ti odio! Ridammi tutto quello che ho perso! Ridammi Gesù! Ridammi Lucifero! Ridammi tutto! Ridammelo! Ridammelo! Potrei. Cosa? Dico che c'è un modo per rimediare a tutto. Beh, magari non a tutto. Fallo allora, rimedia! No, non funziona così. Perché? Io non posso intervenire direttamente nella mia storia. Devono essere i personaggi che la vivono a cambiarla. Se schioccassi le dita e tutto tornasse come prima, che senso avrebbe avuto? No. Per carità, io quelle cose non le faccio. Senti, brutto! Ma non significa che non possa farlo tu. Con le tue scelte. Scelte? Non parlare come se potessi scegliere. Lo percepisci, vero? Ti sei reso conto di non essere la mia unica storia. Ora hai un potere che va oltre la creazione e la distruzione. Ora sei cosciente. Ora sai chi sei. Stavolta sai cosa devi fare. Torna lì. Metti a posto le cose. I vostri percorsi sono ben distanti dall'essere conclusi. Ma Lucifero e Satana. Solo tu puoi arrivare lì. Lì? Dove? Questo non cambia niente. Lo sai, vero? Lo so. Quando questa storia sarà finita, io morirò. Tutti muoiono. Anch'io morirò. L'unica differenza che c'è tra me e te è che la tua storia vivrà in eterno. Rimandami indietro. Ciao, Dio. Oh, ma dov'è finito quell'idiota? Boia, ho capito che qua non c'è mai stato, ma non è mica un cazzo di labirinto, Santa Mensis. E così gli ho fracassato la testa con un piede. Sai, stavo pensando che, ecco, forse... Cosa stai facendo? Tu, brutto disgraziato, cosa ci fai qui con mia sorella? Ci stai provando? Cosa? No!
Io magari vado, eh. A dopo. Dicevamo? Il padrone se ne sta tutto solo chissà dove e tu passi il tempo così! Non ti vergogni? Chissà come sta o cos'è successo? Tranquillo, vedrai che sta bene. È pur sempre Gesù. Dobbiamo solo aspettare. Cos'è successo? L'ho ucciso. Cosa vuol dire che l'hai ucciso? Aspetta, guarda. Ma posso rimediare. Dove? Gesù, cosa? Mi dispiace tanto, Lucifero. È stata tutta colpa mia. Anche tu, Gesù, adesso non abbiamo tempo. Dobbiamo andarcene, questo posto non è... Lucifero! Merda, non ho più i miei poteri. Resisti, Lucifero! Ma cosa? Non è ancora la tua ora. Per fortuna. No, Lucifero! Torno a prenderti, Lucifero, aspetta! Gesù, padrone! Sono vivo. Che è successo? Oh, beh. Che cosa hai fatto? Gli ho ridato ciò che gli appartiene. A me non serve più. Questo posto è cambiato parecchio. Prendetevi cura di lui. E questo è tutto. E sarò onesto, non ci ho capito un cazzo. Cos'è successo, Gesù? Beh, da dove comincio? E questo è tutto. Merda, mi dispiace tanto. E tuo fratello? Non so che dire. È tutta colpa mia. Non potevi saperlo, Gesù. L'ho visto. Quando sono morto, ho visto Lucifero. Era lì, in questo mondo. Non so dove fossimo. E c'era questa porta. L'ha preso. Esiste una vita dopo la morte, quindi? E non mi sembra delle migliori. Devo andare a prenderlo. Sembra complesso. Non sappiamo nemmeno da dove partire. Ci piace. Stavolta veniamo anche noi. Certo. Beh, almeno ho capito perché ci sono dei gatti sulla terra. Pazzesco. Beh, se andiamo, io andrei a salutare Sasha. Non hai capito? Io ti ammazzo! Bob, ero venuto a raccontarti tutto. A dirti che ce l'ho fatta. Mi spiace non aver fatto in tempo. Tutti muoiono.
mamma. Bravassino campanaro! Perché ma galline non fanno ovatore. Sono passate meno in quanto zombie! Sono dei re bianco! Avete ucciso il Andiamo.